È stato un successo la prima delle tre sfilate del Carnevale dei Rioni di Pistoia, che vedrà i prossimi appuntamenti domenica 12 e 19 febbraio, sempre in Piazza della Resistenza. Ad animare la festa, esibizioni di scuole di ballo, trucca bimbi, pony e stand gastronomici. Tre giornate di festa e divertimento per bambini e famiglie, tra maschere e coriandoli, dopo lo stop di 2 anni di pandemia. Un carnevale che ha dato spazio anche alla partecipazione di associazioni di volontariato e tanti i volontari dei quattro rioni, del Drago, Cervo Bianco, Grifone e Leon d'Oro. Torna al carnevale con grande voglia, grande sacrificio da parte dei rioni, del comitato cittadino, per riallestire sia i carri che la macchina organizzativa, ma c'è molto entusiasmo ed è soprattutto la passione dei volontari che spinge a ripartire con queste manifestazioni. E siamo contenti, si sta riempiendo, secondo noi si arriverà una bella stima di presenza, visto che il botteghino c'è tantissima fila, quindi i rioni tutti bravissimi, perché sono stati un mese tutte le sere a lavorare di squadra, quindi lasciando da parte le proprie rivalità e collaborando in tutto. Quindi sono contento che nel mio piccolo riesco a dare forte tranquillità agli operatori, quindi le manifestazioni classiche stanno riprendendo la loro vita e la città sta rispondendo bene. Quanto ti diverti? Tanto! Da cosa sei mascherata? Da principessa. Cosa sei mascherata, da gattino? Sì. Ti stai divertendo? Sì. Da Frozen. Da sposa. E il marito dov'è? Non c'è. Da un maranzo. Da tutto. Pistolero. Da un guardiano da Squid Game. To? Da maranza. Da Drago!